Nel primo tutorial su DDAP abbiamo visto alcune delle principali funzioni, ad esempio come firmare un'ora di lezione. Adesso vedremo come firmare un'ora di supplenza. Apriamo DDAP dal dispositivo mobile ed inseriamo le credenziali, cioè il nome utente e la password. E clicchiamo su Accedi. Nella prima schermata abbiamo l'elenco delle nostre ore di lezione. Io oggi ho fatto la terza ora in quinta I. Se mi avessero dato una disposizione a seconda ora in una classe non mia, come avrei potuto firmare il registro? Semplicemente cliccando prima su Sostituzione, ferma libera. E poi, sotto l'elenco delle mie classi, su Mostra tutte, da dove avrei potuto scegliere la classe in questione, per esempio la prima D, e l'ora, supponiamo la seconda ora. Dopodiché, cliccando su Firma, avrei firmato la mia ora di supplenza. Ovviamente non firmo perché non ho svolto quest'ora di lezione. Torniamo indietro e vediamo adesso come eliminare un'ora di lezione già firmata. Facciamo in questa maniera. Intanto inserisco un'ora dall'orario personale. Per esempio, il venerdì a quarta ora inserisco un'ora in prima a turismo e salvo. Dall'elenco delle mie ore di lezione vedo che la matematica a terza ora in quinta I è stata firmata, l'ora di lezione. La quarta ora in prima T no. E allora firmo, clicco, torno indietro. Firmo, mi sono dimenticata di salvare, quindi firmiamo l'ora di lezione e dobbiamo salvare ovviamente. Ok, adesso se torniamo indietro vediamo che entrambe le ore sono firmate. Infatti, se io accedo di nuovo, vedo non c'è più il pulsantino. Voglio togliere la firma. Come faccio? Clicco qui su quarta ora di lezione e poi clicco su Rimuovi. Mi chiede conferma della cancellazione. E di nuovo la quarta ora non è più firmata. Ecco qui, c'è di nuovo il pulsantino firma ora. Vado a togliere quest'ora, tolgo il segno di spunta e clicco su Rimuovi. Ok. Vado di nuovo nelle lezioni di oggi, accedo terza ora e in questa schermata vado a cliccare di nuovo su Appello. Mi accorgo che non ho l'elenco completo. Ho il primo alunno, poi il sesto, l'ottavo. Per avere tutto l'elenco completo è sufficiente cliccare qui. Ed ecco tutto l'elenco completo. Adesso vediamo di nuovo l'orario personale. Abbiamo l'orario provvisorio, poi dobbiamo inserire l'orario definitivo. Abbiamo due possibilità. O cambiare, cliccando qui, la data di inizio e la data di fine di validità di questo orario. In che modo? Semplicemente scrivendo, non so, metto 20-28 settembre 2015 al 26 ottobre 26, sì, ottobre 2015, 26 novembre, non lo so, 2015 e ovviamente salvare. Oppure
Naturalmente, quando vado a cambiare qui la data di inizio e di fine, poi devo togliere al solito modo queste ore di lezione e inserire le altre, oppure inserire un nuovo orario. In che modo? Nella descrizione scriviamo per esempio orario definitivo e qui andiamo a mettere la data di inizio, la data di fine e poi ovviamente salvare. Torniamo in matematica quinta I e continuiamo ad analizzare questo menu. Non avevamo ancora visto il giornale di classe. Giornale di classe mi permette di controllare, esattamente come per il giornale cartaceo, tutte le ore firmate e anche nei giorni precedenti. Per esempio, giovedì 17 sono state firmate la seconda e la terza ora di diritto. Ecco, martedì di inglese e così via. Per il momento è tutto. Alla prossima!